Cari amici, bentrovati. Vogliamo anche lungo questo mese di settembre preparare il nostro animo, il nostro cuore ad ascoltare le pagine della Scrittura che in questa prima domenica e nelle altre ci saranno proposte. Se dovessi tentare un titolo, diciamo così, a quello che ascolteremo in questa domenica, vorrei mettere come titolo la parola autenticità. Gesù ci chiede di fare delle scelte, soprattutto ci chiede di fare elezione di Lui, perché le scelte della nostra vita dipendono non tanto e non soltanto da quello che noi siamo riusciti a capire, da come noi abbiamo inquadrato i problemi, da quello che ritorna secondo il nostro gusto, le nostre aspettative, i nostri desideri, ma tutto deve tornare secondo Lui. Ascoltiamo questa pagina di Vangelo che domani e nei prossimi giorni potremo riprendere, rileggere, rimeditare, ritornarci come ci raccomandano di fare i padri della Chiesa. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non mi viene dietro, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Ecco, l'insegnamento di Gesù è un insegnamento dove il Signore si pone come discrimine. Ed è un insegnamento non facile da accogliere, da applicare. Mi permetto di dire forse proprio all'interno della Chiesa di oggi. Abbiamo discusso molto di cultura cristiana, molti hanno ripreso la famigerata espressione di Papa Benedetto XVI, questa dittatura del relativismo. A me pare che però il cuore della questione stia da un'altra parte. Che noi cristiani, noi Chiesa, abbiamo perso la bussola della fede. Nella Chiesa si può parlare di tutto, ma manca il gusto, la gioia del credere. Ecco, andare a Gesù, se uno viene a me, non è tanto una questione di cose da fare. È la questione di chiederci se il Signore è nella mia vita, è presente, è vivo. Oppure se il Signore è semplicemente un riferimento ideale. Tutto questo non ci permetterà mai di portare la nostra vita fuori dalle sabbie mobili della mancanza di autenticità. Si potrebbe essere anche coerenti al limite, ma non è detto che si arrivi ad essere autentici. E Gesù ci dice chiaro che colui che non porta la propria croce e non va dietro a lui non può essere
suo discepolo. Se pensiamo, se riflettiamo al fatto che il Signore ha affidato l'annuncio decisivo di tutto il Vangelo, che è la sua risurrezione, a delle donne impaurite. Il Vangelo di Marco fa notare che non hanno neanche detto nulla perché talmente erano impaurite, sapevano poi di non essere neppure credibili. La cosa più grande che il Signore ha compiuto, la vittoria sulla morte, la risurrezione a vita nuova e piena, di cui ci chiama ad essere partecipi, è affidata alla fragilità. Portare la croce è il momento nel quale possiamo essere maggiormente fedeli al Signore. Ecco, questa cosa qui Gesù ci chiede: verifica se tu vuoi essermi compagno sulla via della croce. Mi viene in mente quello che Ignazio di Loyola scrive nella Contemplazione del Re Eterno, quella bellissima contemplazione, meditazione che apre le tre settimane che seguono la prima. E a un certo punto fa parlare Gesù, e Gesù si rivolge a ciascuno di noi, ponendo delle domande: vuoi venire con me? Vuoi faticare con me? Vuoi lottare con me? Vuoi morire con me? Vuoi risorgere con me? Qui si gioca tutta l'autenticità della nostra vita cristiana. E allora le esemplificazioni che poi sentiremo nel Vangelo sono quelle attraverso le quali Gesù ci chiede proprio questo: sii autentico, sii vero, sia significativa la tua vita. Apriti veramente al dono della fede. Non importa in sé la cultura cristiana, non importa neanche che ci siano diversità o contrapposizioni di pensiero o scelta di andare contro qualunque pensiero unico sulla faccia di questa terra. Importa che tu arrivi a credere in me. Buona domenica, buon cammino a tutti voi.